Dunque, pari in rimonta 2-2 sul campo della Virtus Verona per questo prezioso, ma lunedì prossimo l'Adriatico servirà una prova migliore unita ad un'attenzione maggiore in difesa. Il Pescara non ha rubato l'occhio, ha sofferto l'aggressività, l'agonismo e la corsa della Virtus Verona che sul suo campo piccolo e stretto si è confermata squadra ispida e fastidiosa. Del resto i Veneti in casa non perdono da 4 mesi, 0-1 col Novara lo scorso 21 gennaio e in generale nelle ultime 18 gare hanno subito una sola sconfitta lo scorso 2 aprile sul campo della Pro Sesto. Non potendo sfruttare per motivi oggettivi l'ampiezza, i biancazzurri hanno fatto fatica ad esprimere il calcio delle ultime uscite. Probabilmente ha influito il lungo stop. Merito ci mancherebbe anche dell'avversario che ha prestato alto ripartendo in velocità. Appunto l'avversario, non esattamente un dettaglio, fa parte del gioco. Ecco perché è stato fondamentale reagire e rimontare dopo il momentaneo ribaltone dei Veneti. Difesa tuttavia da rivedere. Sul primo gol troppo schiacciata e molle dopo lo scarico di Fabbro. Più o meno la stessa cosa in occasione del 2-1 Veneto firmato da Casarotto. Urge insomma più attenzione. In evidenza Marco Delle Monache, serata da ricordare se non speciale per il 18enne di Cappelle sul Tavo. Prima rete figlia di una solo in campo aperto a fare la differenza. Prima la sterzata che taglia fuori due avversari, poi il destro chirurgico all'angolino. Il 2-2 invece è propiziato dall'assist di Merola, a sua volta innescato da una splendida giocata di Facundo Lescano. Lunedì prossimo, ore 20:30, ritorno all'Adriatico. Per accedere ai quarti sarà sufficiente un altro pareggio al 90esimo, con qualsiasi punteggio. I gol in trasferta infatti non valgono doppio, non sono previsti i supplementari. Nell'andata del primo turno della fase nazionale sconfitte 3 delle 5 teste di serie. Lentella 2-0 a Gubbio, il Vicenza 2-1 sul campo della Pro Sesto, il Foggia travolto 4-1 nel derby di Cerignola. In caso di qualificazione il Pescara conserverebbe lo status di testa di serie solo se Lentella, migliore terza con 79 punti, venisse eliminata.